Il suo sigillo sulla società liquida, essenza della crisi del mondo attuale, costituisce ormai un assunto della cultura internazionale. Insieme alle profetiche letture dei fenomeni migratori, agli studi sull'ambivalenza, alle indagini sulla postmodernità, fino alla teoria delle tante morti o a quella più recente sugli analgesici morali. Zygmunt Bauman, classe 1925, intellettuale di natali polacchi e DNA ebreo, è uno dei padri del pensiero contemporaneo. Docente di sociologia sin dai primi anni 70 all'Università inglese di Leeds, città dove tuttora vive, ha scritto una settantina di libri dove capitalismo, globalizzazione, identità ed etica costituiscono le materie più frequentate. Professor Bauman, innanzitutto grazie per averci concesso questa intervista. Nel suo La società sotto assedio, lei cita Kant, e in particolare Idee di una storia universale, un libro in cui Kant fa una semplice ma geniale constatazione. Cioè, di fatto, il pianeta è una sfera e quindi noi siamo costretti a muoverci all'interno di questa sfera, cioè non abbiamo un altro posto dove andare. Ecco, parlando quindi di immigrazione in particolare, questa constatazione abbastanza efficace sicuramente dovrebbe costituire un po' una base per un obbligo civile alla contiguità, cioè siamo in un certo modo obbligati a stare insieme e quindi come tale dovremmo affrontare questo tema dell'immigrazione. Temo che la questione dell'immigrazione creerà molti conflitti in questo secolo. È una condizione che continuerà ad esistere. Si può sperare che non esploda, ma persisterà sotto traccia. Non possiedo una ricetta per gestire questa situazione e non credo che ne esistano per risolvere i problemi sociali. Dobbiamo trovare la migliore modalità di gestione con la consapevolezza anche di sbagliare spesso nei nostri tentativi. Vorrei citare la proposta avanzata dal sociologo Richard Sennett, che ci invita a vivere costantemente con gli stranieri, non ogni tanto, ma in maniera definitiva. Quindi vivere appieno quello che io chiamo il mondo diasporizzato. Ogni grande città del mondo, al giorno d'oggi, è una collezione di diaspore. Diaspore di religioni, di linguaggi, di culture, di etnie. Come vivere al meglio tali condizioni? Sennett ha elaborato una formula tripartita che io adatto leggermente. Verso i cittadini stranieri ci vogliono informalità, apertura e cooperazione. Informalità significa che non servono norme scritte. Le regole emergono nel corso della collaborazione. L'apertura equivale a farsi carico di un doppio ruolo, essere insegnanti ma anche allievi, perché gli stranieri costituiscono una risorsa culturale. Nella collaborazione, infine, non ci sono né vincitori né vinti. Ognuno dà il proprio contributo, senza che ci sia la tendenza ad avere ragione e a far sentire il torto negli altri. Dalla collaborazione si esce sempre arricchiti nell'aver appreso cose nuove. Sono cosciente che la formula sia generica, perché non si tratta di un oggetto che si può comprare in un negozio e poi si monta mettendo insieme i pezzi. Ritengo però che tale formula definisca un orizzonte, conferisca un senso di orientamento. Il progresso economico e il mantenimento dell'ordine a tutti i costi producono eccedenza di persone. Facciamo le stesse cose, ma con minori risorse umane e spendendo meno. Nel giardino ben curato non possiamo tollerare le erbacce che intendiamo estirpare. Ma se non facciamo entrare altri 30 milioni di immigrati in Europa nei prossimi 40 anni, la popolazione europea crollerà a 242 milioni di individui e possiamo dire addio al giardino curato. Senza immigrati sparirebbero negozi, alberghi, ristoranti, assistenti, comodità. Noi ci sentiamo come passeggeri di un aereo che vola nel cielo, che all'improvviso scoprono di trovarsi su un volo senza pilota, con le voci che arrivano da altoparlanti registrate da altre parti. Insomma, nessuno è al comando dell'aereo, né lo sta dirigendo verso un aeroporto specifico. Immaginate che tipo di sensazione si ha in una tale condizione. Noi siamo in una situazione simile. Voliamo nello spazio virtuale, sballottati da forze virtuali, ma gli strumenti di controllo non sono nelle nostre mani e non sappiamo cosa succederà.
Lei ha denunciato la condizione di milioni di profughi nel mondo, spesso costretti a vivere in quelli che vengono definiti anche i iperghetti. Ecco, da una parte, qual è, ad esempio, soprattutto da un punto di vista dei cittadini, qual è il ruolo della paura? Paura è un tema, tra l'altro, cui lei ha dedicato il libro Paura Liquida, di grande successo. E qual è invece anche il peso che ha la carenza, ad esempio, di reti istituzionali, anche di reti democratiche, nell'affrontare i temi dell'integrazione? Fino a 30 anni fa, le nazioni riuscivano a mitigare le situazioni delle fasce di popolazione più povere grazie allo Stato sociale. Le persone crescevano nell'idea che anche quando le cose fossero andate male, c'era uno Stato, una comunità che si sarebbe occupata di loro. Per esempio nell'educazione dei bambini, con le pensioni, con le cure sanitarie, eccetera. Tutto ciò era compito della comunità. Oggi, a causa dei vuoti di potere delle istituzioni, i governi non sono più in grado di farlo e trasferiscono all'esterno numerose funzioni, viste un tempo come monopolio dei governi stessi. Molte di tali funzioni sono oggi privatizzate, anche le più sensibili, come la sicurezza. Sono state delegate ai mercati o addirittura messe da parte. Così, se oggi un individuo perde il proprio lavoro, la colpa è solo dell'individuo, non dell'organizzazione delle cose. Tutto ricade sulle spalle dell'individuo, per decreto. Siamo tutti decretati ad essere individui. Come risultato di questa situazione, c'è un sentimento costante di ansia, di paura, che investe ogni rapporto sociale. Le persone sono impaurite senza sapere esattamente di cosa. For every member belonging to the community and for his or her personal fate. Gli stranieri rappresentano un elemento sconosciuto in una situazione conosciuta. E siccome l'incertezza incarna il pericolo, il sospetto dell'altro diventa un fattore antropologico permanente. In ogni periodo della storia, l'essere umano è spaventato. Ma oggi, in un periodo in cui il mondo è sempre meno intelligibile, questo altro è ancora più diffuso e più vago, quindi abbiamo più paura. La nostra idea di sovranità è la stessa da quasi 400 anni, nata con la pace di Westfalia del 1648. Ogni governo viene eletto e controllato da cittadini e da leggi. Ma oggi questo concetto è in crisi, perché i nuovi grandi poteri globali, finanza, commercio, terrorismo, informazioni, traffico d'armi e di droga, sono svincolati dall'istituzione politica e dalle leggi della dimensione locale. E proliferano nel cyberspazio. Sono questi nuovi poteri a fissare le regole del gioco. Il linguaggio è uno strumento capace di produrre meraviglie. Permette non solo di dare un nome a ciò che esiste, ma anche alle cose che non esistono ancora. Cioè, le nostre rappresentazioni precorrono le percezioni. Viviamo in anticipo sul presente. La parte di mondo che sopravanza la nostra esperienza viene definita ideale. Come animali trascendenti non possiamo quindi fare a meno del linguaggio e degli ideali. Come Zygmunt Bauman vede il futuro? It's not the question what is to be done. La grande domanda per il futuro non è cosa ci sia da fare, ma chi lo farà. Per questioni centrali come ecologia, diseguaglianze, commercio illegale di armi, terrorismo, eccetera, noi possiamo fare poco. E la causa è principalmente la crisi della fiducia. Non abbiamo più fiducia nello strumento dell'azione, cioè il governo locale. Non perché sia corrotto o stupido, ma per l'insufficienza del potere nell'introdurre cambiamenti. La nostra crisi della fiducia è la crisi degli strumenti dell'azione. Senza strumenti le persone perdono anche le forze e non si impegnano più, perché sarebbe uno spreco di energie. Ciò che sta succedendo è che in questa situazione le persone stanno sperimentando vie alternative e personali di azione. Così si scende in strada, ci si sistema in modo permanente in piazze pubbliche e si rimane lì finché le richieste non vengono accolte. Abbiamo esempi come la primavera egiziana, le varie Occupy e Los Indignados. Sono tentativi spontanei di trovare vie alternative, di connettere piani e desideri. È troppo presto per giudicarne gli effetti. Anche se non ne vediamo molti finora.
Professore, grazie per la disponibilità. Ai miei saluti e ringraziamenti si aggiungono quelli dei promotori del convegno Lingua, Immigrazione e Integrazione, che come lei ben sa si svolgerà presso la Camera dei Deputati il prossimo 5 luglio, promosso tra gli altri dalla Società Dante Alighieri e dalla Fondazione Integrazione.